4 agosto. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. La missione di Gesù è di vera mediazione tra Dio e l'uomo, non tra l'uomo e l'uomo. Essa è stabilita, definita, scritta da Dio. Il profeta Isaia ce la manifesta in tutta la sua bellezza. Gesù mai potrà trasgredire la volontà del Padre, porsi contro di essa. Lui è l'uomo della verità, l'uomo della verità e della grazia di Dio in mezzo ai suoi fratelli. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce. Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Io sono il Signore, questo è il mio nome. Non cederò la mia gloria ad altri né il mio onore agli idoli. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore per manifestare la sua gloria. Riedificheranno le rovine antiche, ricostruiranno i vecchi ruderi, restaureranno le città desolate, i luoghi devastati dalle generazioni passate. Ci saranno estranei a pascere le vostre gregge e figli di stranieri saranno vostri contadini e vignaioli. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Vi nutrirete delle ricchezze delle nazioni, vi vanterete dei loro beni. Invece della loro vergogna riceveranno il doppio, invece dell'insulto avranno insorte grida di gioia. Per questo erediteranno il doppio nella loro terra, avranno una gioia eterna. Perché io sono il Signore che amo il diritto e odio la rapina e l'ingiustizia. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Cristo Gesù è tentato perché diventi ministro, mediatore tra gli uomini e non più tra Dio e gli uomini. Questa tentazione non è solo di Cristo Gesù, è anche di ogni suo apostolo, discepolo, presbitero, vescovo, cardinale, papa. Se è stato tentato Gesù, nessun suo ministro inviato sarà mai immune da questa tentazione. La tentazione più grande è questa: vivere con gli uomini un rapporto amicale, dimenticandoci che noi non possiamo avere di tali rapporti, perché il nostro è sempre, in ogni momento, rapporto di mediazione. Lui è il messaggero di Dio per dare ad ogni uomo la grazia e la verità. Uno della folla gli disse: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» E disse a loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: «Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti?» «Farò così», disse. «Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti». Ma Dio gli disse: «Stolto,
questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita e quello che hai preparato di chi sarà. Così, e di chi accumula tesori per sé non si arricchisce presso Dio. L'uomo ha tutto, una cosa sola gli manca, la verità della sua vita. Quando troverà la verità, con essa troverà la pace, la gioia, la ricchezza, l'amicizia, la fratellanza, la comunione, la solidarietà. La verità è la fonte di ogni bene per l'uomo. La verità uno solo la può donare agli uomini, il ministro di Gesù Signore, a condizione che lui sempre viva il suo ministero di mediazione nella più grande fedeltà al mandato ricevuto. E questo è un obbligo che mai potrà venire meno, pena la perdita della luce sulla terra. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli Santi, fateci veri mediatori di Dio.